vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una classe, siamo cittadini, giusto e basta. Ognuno... Vai Carlo. Sono Paolo Di Carlo, 34 anni, candidato sindaco per la lista civica Desio. Grazie, grazie. Voi sapete che l'anno scorso ho avuto la fortuna, grazie a voi, di potervi rappresentare in Consiglio Comunale per 7-8 mesi prima che il Consiglio si sciogliesse, perché alcuni consiglieri, e io ero tra i primi a chiederlo, abbiamo deciso che non si poteva più andare avanti. Il Consiglio Comunale non funzionava più dopo l'indagine Infinito e tutte le cose che erano venute fuori l'estate scorsa. E quest'anno sono di nuovo qui perché non potevo abbandonare questo impegno e credo che sia assolutamente importante, ne sono ancora più convinto dopo l'esperienza, portare i cittadini all'interno delle istituzioni. Abbiamo un sacco di problemi ad esempio da risolvere, la cementificazione, l'inceneritore, le scuole con i tetti di amianto, ci piove dentro, tutto quello che volete, ma il problema più importante è la rassegnazione dei cittadini, è contro quella che noi dobbiamo combattere, è per quello che noi siamo qui. E l'ha detto benissimo Beppe prima, noi dobbiamo far capire alle persone, ai nostri concittadini, che i cittadini sono i capi e i politici sono i dipendenti che devono fare solo il bene della città. Bravo, bravo. Non il bene di alcuni, gli interessi di alcuni, gli interessi privati, gli affari, i comitati di affari, non li vogliamo più vedere i comitati di affari, non vogliamo neanche vedere i comitati di cittadini, perché i comitati di cittadini sorgono quando i cittadini non sono ascoltati. Noi vogliamo che i cittadini possano tornare a dire la loro. È successa una cosa ad Esio, sono 50 anni che si parlava della pedemontana, ma non se n'è mai saputo niente, sono sempre stati discorsi, progetti, problemi che non arrivavano a una conclusione. Bene. Adesso la pedemontana è arrivato al progetto esecutivo, cioè tra mesi, nel giro di un anno, noi vedremo, e io spero che questo sempre non accada, ma rischiamo di vedere il cantiere ad Esio e sarà una colata di cemento mai vista. E non se ne è saputo niente fino a 6 mesi, un anno fa, neanche i giornalisti lo sapevano, i politici non lo sapeva quasi nessuno, no, qualcuno lo sapeva, perché c'era qualcuno che andava a trattare con pedemontana. Qualcuno da Desio andava a trattare con pedemontana per difendere alcuni terreni che dovevano essere edificabili, che dovevano trovarsi in situazioni perché degli affari dovevano realizzarsi. Mentre i cittadini, quando l'hanno saputo, non hanno potuto dire niente, gli è stato detto, questa autostrada ormai si fa sotto le vostre finestre, nella provincia più urbanizzata d'Italia, dopo la provincia di Napoli, sotto le finestre, in quella che una volta noi pensavamo fosse la Verde Brianza, e oggi è grigia. È assolutamente grigia. E allora io approfitto di questo per dirlo, perché ancora pochissimi desiani lo sanno, è una cosa incredibile, 1 milione di metri quadrati ad Esio, 14 milioni di territorio, 10 milioni sono già coperti dal cemento, 1 milione arriverà per pedemontana. Noi siamo i cittadini che abitano ad Esio, come tutti i cittadini brianzoli e tutti i cittadini che abitano sul percorso della pedemontana, avevamo il diritto di sapere che cosa stava succedendo, abbiamo il diritto di dire perlomeno se siamo d'accordo o no, ma ci hanno messo in testa che dovremo subirla e dovremo pagare oltretutto un pedaggio che sarà il doppio, e ci parlano di sviluppo, il doppio di quello che si paga sulle altre autostrade italiane, perché è un progetto incredibile. Io vi ringrazio. Vi chiedo di sostenerci e vi ricordo che per votare la lista civica del Movimento 5 Stelle ad Esio è sufficiente che facciate una X sul simbolo del movimento che trovate sulla scheda in basso a destra. Grazie. Non siamo partiti.